buon venerdì a tutti voi. Come sempre, ritorniamo anche oggi con il nostro Vite in Corsia e buongiorno a Suor Cristina, bentrovata. Buongiorno Maria Antonia, buongiorno a tutti. Una puntata un po' speciale, una prima parte un po' speciale perché abbiamo nelle nostre varie riunioni, io e Suor Cristina ci incontriamo periodicamente, ovviamente per prepararci a questo spazio, abbiamo un po' raccolto, messo insieme tutte le varie storie e testimonianze che ci sono state qui in questo programma e ci siamo resi conto, in realtà ce ne siamo resi conto anche già durante i racconti, che c'è un elemento che davvero accomuna tutte le storie che abbiamo raccontato, tutte le testimonianze che sono state ascoltate qui a Vite in Corsia, ovvero l'elemento della preghiera, da parte di credenti, anche da parte di non credenti, da parte di chi era già abituato a pregare, da parte di quelli che invece con la malattia hanno scoperto davvero il potere della preghiera. Perché è giusto parlare di potere della preghiera, Suor Cristina, vero? Sì, anche perché Casa Sollievo è frutto della preghiera. San Pio, quando la gente andava a complimentarsi e dire tante cose di lui, rispondeva: io sono solo un frate che prega. E sicuramente l'idea di Casa Sollievo è nata durante la preghiera di San Pio. E non per nulla lui ha affidato questa sua creatura ai gruppi di preghiera e ha voluto le suore nella sua creatura. E come dicevo l'altra volta, le ha volute non solo come operatrici, come uno stile di dedizione, eccetera, ma anche come donne di preghiera. E la preghiera accompagna la vita non solo dei malati, dei familiari, di chi appunto poi trova anche il conforto nella preghiera, ma in Casa Sollievo accompagna la vita anche delle suore, ovviamente presenti in Casa Sollievo, ma anche del personale. Assolutamente. Una delle cose che mi ha colpito venendo da altre realtà, avendo fatto altre esperienze, è il numero di persone che all'inizio del loro turno passano dalla cappella. Veramente all'inizio e alla fine del turno la cappella del terzo piano, che è vicino agli spogliatoi, è moltissimo frequentata. La gente si ferma, prega, affida il lavoro, la famiglia e penso che questo faccia un po' la differenza di Casa Sollievo ed è una cosa che deve restare, perché lavorare con lo stile che voleva San Pio, cioè portando l'amore al letto del paziente, l'amore non è una cosa spontanea, perché come diceva anche il dottor Pretto l'altra volta, non sempre il paziente è amabile e ti aiuta, a volte il paziente ha le sue difficoltà e le riversa su di te, ti crea problema. Allora, o hai una forza più grande che ti aiuta comunque a volergli bene, comunque a dargli tutto, comunque a dire che ha ragione lui, perché comunque ha ragione, è un'espressione della sua sofferenza, oppure rischi di lavorare così, tirare la fine del Senza quella turno, cosa in più, senza quella ovviamente. cosa in più che invece Padre Pio assolutamente voleva da E a noi. proposito di preghiera, c'è stato un momento in cui la preghiera è diventata davvero fondamentale, importante, centrale, lo è sempre nella vita di voi, suore apostole, però c'è stato un momento particolare in cui davvero è diventato uno strumento ancora più prezioso. Parliamo della pandemia, parliamo della prima ondata di pandemia in cui anche Casa Sollievo, come tutti gli ospedali d'Italia, è stata travolta da questo mostro davvero invisibile e terribile. Allora, l'ufficio comunicazione di Casa Sollievo, che ringraziamo per averci concesso l'utilizzo di questo video, ha raccolto in una clip davvero molto tenera e commovente la testimonianza di Suor Pasqualina, una tua consorella. Ci sei anche tu nella clip, quindi vediamo questa clip insieme che ci racconta proprio di quel difficile momento. Guardiamola insieme. Thank you.
quando mi hanno detto che non dovevo andare più in reparto, ho sofferto, ma non l'ho preso bene perché ho pensato ai malati. Io stavo sempre in mezzo, in corsia, con i malati, una parola, un sorriso, una carezza. Ci occupiamo dell'assistenza spirituale, di aiutare i malati a pregare, facendo quella che può essere una presenza di ascolto, di conforto, eccetera. E poi ci occupiamo in maniera particolare dei malati più bisognosi, di quelli più soli e anche delle loro necessità per questi pazienti che non hanno una famiglia alle spalle che li può aiutare. Anche abbiamo potuto stare nei reparti, ci siamo state senza paura. Poi purtroppo qualche consorella assistendo i malati si è infettata e quindi tutta la comunità è stata messa in quarantena. Però abbiamo convertito la nostra presenza con un impegno in più di preghiera per i malati, per il personale che era in prima linea, per le loro famiglie. Ho sofferto tantissimo, però mi sono riabbracciata di più alla preghiera, perché i tamponi venivano sempre positivi. Dopo, piano piano, incominciavano a diventare negativo, positivo, negativo. Ultimamente sono risultati negativi. Ero contenta. Quando mi hanno detto i medici che i tamponi erano negativi, sono andata subito alla cappellina piccola, dove ho ringraziato la Madonna e Gesù, perché dovevo uscire da quella stanza. Per noi la preghiera è fondamentale, come lo era per Padre Pio, fa parte di quell'amore di cui parlava lui nel portare i pazienti. Dire di non andare nei reparti è stato per tutte quasi un perdere significato alla nostra presenza qui. Le più giovani sono già rientrate nei reparti, hanno già ripreso la loro attività appena finito il periodo di quarantena, quando grazie a Dio siamo diventate tutte negative. E per le altre stanno aspettando questo bellissimo momento. Quando devo andare in reparto sarà la mia gioia e la giornata più bella della mia vita. Devo ringraziare con loro, con i malati, in corridoio. Devo gridare, dico venite fuori e ringraziamo la Madonna, come abbiamo fatto sempre. Devo ringraziare i gruppi di preghiera, perché io ho sempre incontrato nella cappellina piccola i gruppi di preghiera. Ho ringraziato con la preghiera, con la comunione, con la Santa Messa, perché i gruppi di preghiera sono importanti per noi suore, per gli ammalati, per Casa Sollievo. Grazie all'ufficio comunicazione, questo era il 2020, il momento più buio della pandemia che per fortuna ci siamo lasciati alle spalle. La strada è ancora lunga, ma insomma stiamo combattendo questa battaglia con tante armi in più, per fortuna. A proposito di preghiera, a proposito di medici, a proposito di gruppi di preghiera, abbiamo una persona che sintetizza tutto questo in una persona, un amico di Padre Pio TV, un medico di Casa Sollievo della Sofferenza, nonché segretario anche dei gruppi di preghiera. In collegamento telefonico il dottor Leandro Cascavilla. Benvenuto, buongiorno dottor grazie, Cascavilla. Grazie. Vice direttore. Grazie. Allora, dottor Cascavilla, intanto lei sintetizza un po' tutto quello che abbiamo detto in questa puntata, ovvero la forza della preghiera e di quanto il personale di Casa Sollievo abbia bisogno di quest'arma in più e la usi proprio, no? Certo, certo. Noi siamo chiamati a vivere il carisma di Padre Pio, questo carisma meraviglioso che è il sollievo della sofferenza, che si può sintetizzare nella identificazione dell'ammalato con Gesù Cristo. Questo diceva Padre Pio, nell'ammalato c'è Cristo che soffre, e poi diceva nell'ammalato povero soffre due volte, perché soffre e perché langue. Ma per vivere il carisma di Padre Pio è fondamentale la preghiera. Egli stesso si definiva, sono un umile frate che prega. A fondamento proprio del suo percorso spirituale c'è la preghiera. E questa eredità lui la lascia ai gruppi di preghiera, che devono sostenere la sua opera, ma non solo ai gruppi di preghiera, ma a tutti gli operatori, tutti che a vario titolo
lavorano per la casa sollievo della sofferenza. Tutti sono chiamati a vivere questo carisma della preghiera, in particolare i gruppi di preghiera poi, che, i gruppi di preghiera sono nati insieme alla sua opera. Il Papa ha definito i gruppi di preghiera la sua opera di misericordia spirituale e l'ospedale la sua opera di misericordia corporale. E Padre Pio stesso che ci invita a pregare costantemente, a pregare sempre. Lui dice che la preghiera è questa forza unita di tutte le anime buone ed è questa forza, dice lui, che sostiene la casa, che eleva l'assistenza sanitaria, che dà conforto agli ammalati, che guarisce gli ammalati. Dice una frase bellissima: la preghiera che spande il sorriso di Dio su ogni languore e debolezza, è quel sorriso di Dio che noi dobbiamo portare all'ammalato che soffre. Però se non c'è la preghiera che alimenta la fede, purtroppo non è possibile. Come fai a riconoscere Gesù nell'ammalato se non hai fede? E come fai ad avere fede se non c'è la preghiera che la sostiene? Quindi la preghiera è a fondamento proprio del carisma, del sollievo della sofferenza, a cui noi dobbiamo confrontarci tutti i giorni. Casa Sollievo sta adesso attraversando un periodo difficile dopo la pandemia, è un periodo proprio che deve pensare a ricostruire, a rilanciare, a riorganizzare, eccetera. A maggior ragione dobbiamo far leva sulla preghiera. Grazie mille, dottor Cascavilla. Noi la ringraziamo davvero, è stato importante e bello avere la sua voce e la sua testimonianza, anche se per pochi minuti l'abbiamo strappata dai suoi impegni, ma la liberiamo e la ringraziamo davvero e le auguriamo anche un buon avvento, un buon cammino e un buon Natale. Grazie a tutti voi, un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie. Bene. Sor Cristina, anche per oggi giungiamo al termine di questa prima parte del nostro Vite in Corsia con le nostre storie, le nostre testimonianze. Ti ringraziamo per essere stata con noi, ci rivedremo con te venerdì prossimo. Grazie a tutti e buona prosecuzione. Noi diamo la linea alla regia per qualche istante e poi torniamo come sempre con la pagina dei ricordi. Eccoci qua con i ricordi, questa volta di Casa Sollievo della Sofferenza, e come sempre i nostri portatori di ricordi sono Lucia Miglionico e Peppino Petracca. Bentrovati e buongiorno. Buongiorno a tutti. Ma in qualche modo oggi continuiamo questa puntata, la preghiera, il caso di dire, ci accompagna anche in questa seconda parte, o no Lucia? Certo, anche perché, come diceva Suor Cristina, la preghiera è qualche cosa di essenziale in Casa Sollievo, e accanto alla preghiera c'è quella che noi viviamo come formazione. Tra i nostri ricordi, i ricordi più belli partono proprio da questo nostro arrivo negli anni '80 in Casa Sollievo, dove abbiamo trovato come se fossero due università, l'università medica proprio professionale e quella spirituale. Infatti, come potete vedere dalle immagini, ci sono, queste le abbiamo tirate fuori dai giornalini. Sì. Beh, insomma, vedo che in un angolino ci sono io. Esatto, che abbiamo subito riconosciuto. 82. In basso è la prima a destra, così anche i nostri telespettatori riescono a riconoscerti. Erano le cosiddette settimane di spiritualità, era proprio una vera e propria formazione per tutto il personale di Casa Sollievo, ecco. Per tutto il personale di Casa Sollievo, medici, infermieri, personale e soprattutto anche le scuole che avevamo, sia la scuola infermieri, che abbiamo ancora, e la scuola dei tecnici di radiologia. E anche del personale infermieristico, le cosiddette, una volta si chiamavano infermiere generiche. Mm-hmm. Ecco, erano delle vere e proprie settimane. Avevamo Monsignor Ruotolo, che era il nostro presidente, e che era l'organizzatore
della settimana di spiritualità. Questo era il periodo di Avvento, quindi Monsignor Ruppi, Monsignor Lenoci, il Monsignor Felice di Molfetta. C'era tutta una preparazione, no? C'era una preparazione. E io in basso leggo la premiazione dei presepi della Casa Sollievo della Sofferenza. Certo, cosa c'era, una anche quello di... è stato un qualche cosa di molto bello. Già fin da quando c'era Padre Pio, i reparti preparavano il presepe. E c'era una vera e propria gara. Che una meraviglia. Gara a chi lo faceva più bello, a chi lo faceva più significativo. Ricordo che noi della pediatria ci tenevano sempre un po' fuori concorso, perché altrimenti avremmo vinto sempre. C'era, ed era molto partecipato, è ancora molto partecipato. Nonostante la pandemia si è continuato a preparare il presepe, che non è soltanto un fatto allegorico. Non è soltanto un ricordare, da calore al reparto. Anche voi nel vostro reparto, Peppino, sì, vi davate da fare? Sì, noi preparavamo il Natale, perché io prima eravamo collegati con la radiologia e quindi potevamo fare anche, perché il personale era molto più, diciamo, numeroso e ci si poteva dedicare di più. Poi con la medicina nucleare invece il presepe, ecco, una volta mi sono permesso di fare un presepe un pochino più particolare con dei ritagli di giornale, e abbiamo presentato questo presepe qua. Chiaramente non abbiamo vinto, perché il nostro era molto abbastanza misero, come, però diciamo come idea, perché era fatto con i fogli e mi ricordo che quell'anno sui migranti, e quindi Gesù che nasce dappertutto, anche con i migranti. Bellissima questa cosa dei presepi, non sapevo di questa competizione. In questi giorni, per esempio, mi sono arrivate le immagini dell'allestimento del presepe in pediatria, nel mio reparto, in pediatria oncologica, e lo stanno realizzando alcuni genitori attraverso anche delle donazioni da parte di alcuni artisti, diciamo così, delle statuine. C'era poi il momento vero e proprio della premiazione. Avevamo, allora, i premi erano simpatici, perché molte volte sono i prodotti delle nostre fattorie. Esatto. Quindi in pratica è una gara e premi fai da te. Però creava quell'atmosfera di... crea tuttora quell'atmosfera di fraternità. Ecco, questo è negli anni, la formazione, questo momento importante. Diceva Suor Cristina prima, è particolare anche e molto tenero quel soffermarsi, sia pure per pochi minuti, all'inizio e alla fine della giornata di lavoro nella cappellina con la preghiera. Sì. Questi sono degli appuntamenti importanti. Erano e sono ancora adesso molto sentiti. Qui per esempio abbiamo delle immagini del gruppo delle allieve. Ti vedo in basso, Peppino. Sì. Ti vedo. Ecco, abbiamo un po' più giovane, molto di riconoscere tra le tante persone. Ti vedo anche presenti. Lì. Sì, perché ecco, era la nostra è la nostra università spirituale. Adesso per esempio voglio ricordare il 14, è organizzata dai Medici Cattolici, perché siamo un po' il motore di queste iniziative, trascinamento. Certo, di questo, sì. E il giorno 14 c'è un momento di riflessione, di preghiera, e giorno 21 insieme a Monsignor Moscone, a Padre Franco, invece un breve ritiro spirituale, e perché è fondamentale anche la preparazione al Natale, la preparazione ai tempi forti, alla Pasqua, ma la preparazione sempre, perché in uno dei vari incontri ricordo Monsignor Lenoci che disse: il Natale siete voi. Ecco, siete voi, siamo noi medici, noi operatori, i pastori che vanno alla grotta. E la grotta è in ogni letto, la grotta, il bambino è lì, il bambino è nell'ammalato che in quel momento è ricoverato, il bambino è nell'anziano che sta
nel reparto di riabilitazione, in geriatria, il bambino è il paziente in coma nel reparto di rianimazione, il bambino è quel bambino che nasce nella gioia in ostetricia. E quindi ecco perché è importante questo stare insieme, questo ricordarci, perché Natale è sempre, soprattutto in casa sollievo della sofferenza, è bello viverlo con la gioia e con l'allegria, nella sofferenza, nell'accompagnamento. Quanti Natali avete fatto in casa sollievo della sofferenza, ricordiamolo? Sì, abbiamo fatto 40 Natali, 40. Ma che comunque continuiamo a farli, perché con il cuore siamo sempre lì. Siamo sempre in casa sollievo perché non siamo più operatori sanitari presenti, ma con il cuore siamo sempre presenti, perché casa sollievo della sofferenza rimane ed è la nostra casa e rimarrà sempre la nostra casa fino a quando il Signore ci darà forza e fino a quando, insomma, saremo qua. È bellissima questa, questo aspetto, questo legame che non si spezza e che continua e che davvero ci fa capire quanto sia profondo, no? Questo cordone, questo legame. E la sentiamo la nostra vita. E qualcuno ci chiede, vi manca? E stamattina una delle nostre infermiere della pediatria oncologica mi ha mandato un po' di immagini dei dolcetti preparati per i bambini e delle foto che lei ha fatto con suor Angelina. E lei ha detto, mi manca, dottoressa. Ecco, mancano anche a noi, certo. Mancano questi momenti di comunione, però li sentiamo molto forti e molto vicini e cerchiamo, ecco, anche attraverso Teleradio Padre Pio, anche attraverso questa trasmissione, non sono i ricordi per una Marcord, ma è proprio un rivivere i momenti belli di casa sollievo, anche nostri, ma di casa sollievo. E questa è una cosa bella. È come se fosse festeggiare i compleanni di qualcuno che ti è molto caro. E soprattutto per ricordare che un ospedale non è soltanto un ospedale, un luogo di medicina, di scienza, che ovviamente è, ma è anche un luogo di tante storie. Così abbiamo voluto chiamare questo programma Vite in Corsia proprio per questo, perché sono tante le vite nelle corsie di un ospedale. È tutto molto più grande, molto più pieno di quello che uno possa immaginare, quindi ci fa piacere in qualche modo aprire queste porte anche dei ricordi per far capire tanto di più di quello che c'è dietro, anche il lavoro e la formazione dei medici, perché la cosa importante è, con questo chiudiamo perché purtroppo siamo già arrivati, esatto, però la cosa bella e importante è che tutto questo si trasferisce in qualche modo all'ammalato che ne trae beneficio. Sì. È vero, perché c'è proprio un filo diretto, ciò che vive il sanitario lo trasmette. E allora se il sanitario vive bene la propria professione e la propria spiritualità, è automatico questo passaggio, è un passaggio diretto, anche involontario, perché lo spirito agisce anche quando noi pensiamo di trattenerlo. E allora grazie, con voi grazie. Ci rivedremo venerdì prossimo come sempre, diamo la linea alla regia per qualche istante e poi ritorniamo per l'ultima parte, quella dedicata proprio alla salute, alla cura e al vostro benessere. A fra poco. Eccoci qua, ritorniamo dopo questa breve interruzione per l'ultima parte del nostro programma Vite in Corsia, quest'ultima parte come sempre è dedicata alla salute, al vostro benessere, alla vostra cura in collaborazione con i medici di casa sollievo della sofferenza. Quest'oggi vi parliamo della bronchiolite, che è un'infezione delle basse vie respiratorie tipica nei primi 2 anni di vita dei bambini. Ne parliamo con la dottoressa Anita Riganti, neonatologa in casa sollievo della sofferenza, che ci racconta che cos'è, come si cura e come si fa diagnosi. Ascoltiamola insieme con Vite in Corsia. Noi vi salutiamo per questo venerdì, l'appuntamento come sempre è per il prossimo venerdì.
La bronchiolite è un'infezione delle basse vie respiratorie, ovvero della parte più ristretta dei bronchi, i bronchioli, che chiaramente possono essere più facilmente ostruiti dal muco. Va da sé che i bambini più sono piccoli, più hanno dei bronchioli stretti e questo giustifica il fatto che la bronchiolite è una malattia respiratoria tipica dei primi 2 anni di vita. Le cause della bronchiolite sono essenzialmente virali. Molti virus possono dare bronchiolite, ma quello più importante, quello che causa la maggior parte delle bronchioliti, è il virus respiratorio sinciziale. Questo è un virus presente in tutto il mondo, è sempre presente. È talmente diffuso che si è capito che entro i 3 anni di vita praticamente tutti noi abbiamo un contatto con il VRS. E questo virus, anche se circola sempre, ha però una sua stagionalità, ovvero sia nei paesi temperati come l'Italia, in genere lo ritroviamo maggiormente tra ottobre e fine aprile, con dei picchi di bronchioliti, picchi epidemici, in genere tra dicembre e febbraio. Il contagio da virus respiratorio sinciziale è molto diffuso, tutti si contagiano con il virus, però se si tratta di persone più grandi, bambini più grandi, sopra i 2 anni, in genere decorre come un banale raffreddore. La percentuale di bronchioliti ovviamente dipende da quanto la popolazione suscettibile è grande. Ecco perché c'è stato sicuramente un allarme legato all'appello sui social di Fedez e di Chiara Ferragni all'indomani del ricovero della loro bambina per bronchiolite su un aumento dei casi e un aumento anche della gravità. Ma quanto c'è di vero in tutto questo? In realtà c'è stato una precocità dei casi di bronchiolite rispetto alla stagionalità classica, cioè noi abbiamo incominciato a vedere i primi casi fine settembre, inizio ottobre, cosa che in genere non si vede, e sicuramente c'è un aumento dei casi. Questo significa che il virus respiratorio sinciziale è diventato più cattivo, che abbiamo una nuova patologia di fronte a noi? No, è sempre il vecchio caro virus respiratorio sinciziale. Il problema è semplicemente numerico. Il lockdown anti-COVID ha bloccato anche gli altri virus, tra cui il virus respiratorio sinciziale. Quando il lockdown è finito, il virus ha ricominciato a girare e quindi ha trovato un numero di persone suscettibili maggiore alla sua infezione. E quindi è ovvio che se io ho per esempio 100 casi di bronchiolite, noi sappiamo che circa il 5% dei bimbi che poi avrà bisogno di cure ospedaliere. Se ne ho 100 avrò 5 ricoveri, se ne ho 10.000 avrò 500 ricoveri. Quindi non è il virus mutato, ma semplicemente la situazione. Allora, sicuramente il lockdown ci ha tenuto al riparo con le norme di prevenzione del contagio virale, e questo ha determinato, per esempio, anche nel nostro ospedale, l'abbiamo osservato in Casa Sollievo, che la scorsa stagione praticamente non c'è stato un caso di bronchiolite da virus respiratorio sinciziale. Questo perché il virus si prende allo stesso modo del Covid, ovvero sia attraverso le goccioline infette che le persone che hanno il contagio diffondono anche sugli oggetti. E sugli oggetti il virus respiratorio sinciziale può durare anche molte ore. I sintomi della bronchiolite sono quelli classici: inizia come un banale raffreddore, il nasino chiuso che cola, e poi un po' di tosse. La tosse può anche accentuarsi, e anche nelle forme più lievi la tosse può anche durare per 2 o 3 settimane. Poi c'è una riduzione dell'appetito del bimbo. Ovviamente i bambini più sono piccoli, lattantini e neonati, più respirano col naso. Se il naso è ostruito riescono a mangiare con più difficoltà. Questi sintomi in genere finiscono entro una settimana, comunque il bambino rimane sano, tranquillo e beato senza altri problemi. Questo nel 95% dei casi di bronchioliti.
Esistono però delle categorie a rischio in cui la possibilità che la bronchiolite evolva e divenga qualcosa di più, un'insufficienza respiratoria, sono fondamentalmente queste: bambini che sono nati prima del termine, quindi bambini prematuri, oppure bambini nati piccoli per il peso, oppure bimbi che hanno già delle patologie croniche, respiratorie, cardiache, neurologiche, muscolari. Questi sono bambini che devono essere particolarmente attenzionati. Anche il neonato di meno di 6 settimane ha un rischio aumentato di vedere sviluppare una bronchiolite in senso di insufficienza respiratoria. Allora, la diagnosi della bronchiolite clinica la fa il pediatra visitando il bambino. Nella stragrande maggioranza dei casi non c'è bisogno di fare altro. Nei casi invece in cui vengono ospedalizzati si fa la ricerca del virus respiratorio sincitiale e si fanno delle valutazioni sull'ossigenazione e lo stato di idratazione del bambino. Distinguiamo allora per le cure che si devono fare. Allora, diciamo prima di tutto che non esiste una cura specifica per il virus, la malattia fa il suo corso, noi possiamo solo sostenere, migliorare il benessere del bambino. Se il bimbo sta a casa, come abbiamo detto, e ha una bronchiolite lieve, basterà di sostruire il nasino con dei lavaggi nasali con fisiologica e aspirare delicatamente laddove necessario, cercare di idratarlo, farlo bere ovviamente, mantenere la temperatura nella stanza dove il bimbo sta intorno ai 20, massimo 21 gradi per non rendere l'aria eccessivamente secca, evitare assolutamente di fumare anche quando il bambino non è nella stanza e poi ovviamente una sorveglianza attiva dei genitori che dormiranno col bambino per poter cogliere i primi segnali di eventuale evoluzione. Nella bronchiolite bisogna ricorrere all'ospedale quando sono iniziati i segnali di allarme, in cui cioè si ha un'insufficienza respiratoria, una possibile insufficienza respiratoria. Che cosa deve fare il genitore per capirlo? Allora, prima di tutto l'aspetto del bimbo. Anche se ha la febbre, anche se ha la tosse, ma gioca, mangia, non c'è da avere paura. Se invece il bambino incomincia ad avere un comportamento diverso, ovvero sia incomincia a essere più soporoso, a non giocare, a non sorridere, a non alimentarsi, una per esempio delle spie di disidratazione, il fatto che il bambino non bagni il pannolino per più di 12 ore, oppure incomincia ad avere un respiro molto frequente. Come faccio a vederlo io genitore? Guardo mio figlio che dorme e controllo la sua pancia. Se il movimento della pancia è più di 60 al minuto, vuol dire che quel bambino deve essere visto rapidamente da un pediatra. Ancora di più se il bambino quando respira o allarga le narici oppure ha un fossamento qui di questa fossetta, il giugulo sotto il collo. Ovviamente ci sono poi dei segnali ancora più allarmanti che necessitano dell'intervento del 118 del pronto soccorso. Questi sono l'improvviso assenza del respiro oppure la variazione del colorito, per esempio delle unghie, del nasino, della bocca che diventa più scuro, o un bambino francamente soporoso. Come abbiamo detto, il virus respiratorio sincitiale non dà un'immunità permanente, quindi ci possono essere delle reinfezioni. La notizia buona è che le bronchioliti dopo la prima infezione sono molto lievi, spesso veramente un banale raffreddore. Per prevenire non c'è qualcosa di particolare, sono le norme di prevenzione del contagio virale che abbiamo già detto: lavarsi frequentemente, accuratamente le mani prima di toccare il bambino e poi soprattutto cercare di evitare i luoghi affollati. L'asilo di per sé è un luogo affollato, i virus girano molto nell'asilo e sono di varia natura, quindi mai mandare un bimbo con un raffreddore o con una tossetta all'asilo per evitare il contagio e soprattutto se vostro figlio ha avuto una bronchiolite o un'infezione delle vie respiratorie, aspettare che i sintomi siano completamente passati da almeno una settimana prima di rinviarlo all'asilo. Buone pratiche per l'igiene delle vie respiratorie in senso stretto non ce ne sono, nel senso che nessuna può prevenire al 100% un'infezione virale, però prima cosa il fumo. Fumo passivo è dannosissimo per i bambini, quindi i genitori dovrebbero smettere di fumare, questa è la prima pratica. La vaccinazione antinfluenzale, che in maniera indiretta protegge anche verso altri virus.
poi evitare di sovrariscaldare gli ambienti dove è il bambino e poi il lavaggio del naso. Ovviamente non è necessario fare le pulizie di primavera, non dovete inondare vostro figlio di soluzione salina sperando che questo lo metta al riparo. Se vedete che il nasino è un po' ostruito, utilizzate in maniera corretta dei lavaggi nasali e poi sperate per il bene. Falsi miti, fondamentalmente ecco che esistano delle possibilità di curare il virus respiratorio sincizziale con gli antibiotici, cosa che non è vera, che esistano delle cure, anche lo stesso cortisone, i broncodilatatori, che dati to cure possano cambiare il decorso, anche queste sono cose che invece vanno valutate caso per caso perché nella bronchiolite pura non determinano nessun miglioramento.